Bentornati a tutti, un nuovo episodio della rubrica di FIFA 15. Eccoli qua, i migliori talenti. Questa volta siamo con i terzini destri. TD, esatto, bravo. Allora, andiamo subito a presentare il primo terzino destro. Allora, uno tra i migliori giovani è Callum Chambers. E quant'è che... Allora, potenzialmente può arrivare ad... 83, ad 83. Appena. Vabbè, che appena, dai, è tanto. Beh, 83. Un giovincello, a che faccia da bimbo. Devi anche calcolare che comunque è un 70. Cioè, dal 70 all'83 è un più 13 che ovviamente... Beh, ovviamente c'è da dire che dovete farlo giocare titolare. Come sempre, ve lo diciamo in ogni puntata, dovete farlo giocare più titolare. Più gioca, più sale. Esatto. Altrimenti mandatelo in prestito, basta che gioca. Poi, chi è? Mario Fernandez, mio omonimo. Mario Fernandez è attualmente un 76, quindi già si parla di un terzino destro che comunque ha già un buon livello. È nel club dal 2012 e è del CSKA. Sì. E può arrivare anche lui. Ha la faccia da russo, eh. Infatti è brasiliano. Perfetto. Comunque può arrivare all'83. Abbiamo De Sciglio, un italiano. Una finalmente. Sorpresa, perché De Sciglio, effettivamente, De Sciglio è il terzino destro con il potenziale più alto. Perché terzino destro del... Adesso non mi ricordo che anno è. Non mi ricordo. Vabbè, comunque ha 21 anni. 93. Quel che è. Comunque, lui è un 76, ma può arrivare a... L'86, ben 86 di potenziale, ragazzi. Ti cazzi. Veramente, De Sciglio, tanta roba. Ve lo consigliamo, compratelo perché diventa davvero, davvero forte. Fate economia, soprattutto a Silvio. Poi, Montoya proveniente dal... Ma come pilota di Formula 1. Sì, esatto, però arriva dal Barça B. E lui è un 77, un valore un attimino più alto. Però può arrivare all'83, un po' come tutta la media dei terzini piuttosto... un pochino però, preferirei De Sciglio. Ho capito, però non ce ne sono tanti sopra l'83. I prossimi due, ok, ma non ce ne sono tanti altri. Vabbè, perché comunque i terzini non salgono più di tanto. È nel club dal 2011, non lo pagate nemmeno tanto, quindi noi ve lo consigliamo. Martin Montoya. Martin. Salta Martin. Ok, poi Serge Aurier. Aurier. Comunque, Aurier è un sorridente. Ha un grandissimo... Si vede che c'ha i denti bianchi, eh? Sì, ok. ha un buonissimo potenziale. Semplicemente perché è un 77, può arrivare all'84 come potenziale e ha una gran corsa. Quindi anche una lui, bestia di anche Sata. Lui ve lo consigliamo. In realtà fa parte del PSG, non capiamo per quale assurdo motivo è nel Toulouse, però fa parte del PSG. Si vede che è in prestito da Toulouse. Può PSG. Darsi di sì, può darsi di no, non lo so. Comunque, che... Danilo ha questi capelli con una scagazzata di piccione sulla testa. E Danilo è del Porto, è un 77, anche lui può arrivare all'84 come Aurier. Sì. Quindi anche lui ve lo consigliamo, costa un po' di più però. Quanto costa? Non te lo so dire, però costa un po' di più. Poi, questo qua te lo faccio nominare. João Cancelo. Cancello. João Cancelo. Allora, lui gioca è in prestito. Cancello. Allora, lui è in prestito al Valencia. E fa parte del Benfica. E bella quindi figa. non lo potete acquistare in questa sezione di mercato. Vi posso dire che è un 70 e può arrivare all'82. È molto molto giovane. Giovanile. Ma soprattutto piccolo anche di statura e tutto il resto. Picciriddu. Minchia, piccolino mica tanto, 1,80, sti cazzi. Sì, in foto però dai, sembra che ha 10 anni, sì, sembra. È poi Ugo Mallo, Ugo Mallo mi sembra una roba tipo un nome Amarino Mallo. Amarino Mallo è un 75, può arrivare all'82. Fa parte del Celta Vigo. Un ottimo terzino, anche lui ve lo consigliamo, lo portate via a poco, a meno che vi ladra un po' il Celta Vigo. Quindi ha questa faccia fiera e determinata, se volete fare una carriera fiera e determinata quanto lui,
Secondo me sta puntate in alto. Stava scoppiando a ridere con la foto. Può darsi. Poi sì, Nathaniel Kleenex, va bene. Nathaniel Kleenex fa parte del Southampton. È un giocatore che è stato da poco acquistato. In realtà no, però mi pare che facesse parte di un'altra squadra. Magari lo confondo. Lui, anche lui ha una buonissima corsa. È un 74, può arrivare all'81. Quindi anche lui ve lo consigliamo. Buon terzino destro. Ok, perfetto. Buttatevi. Vai giù. Poi, basta. Ultimo difensore, cioè ultimo terzino destro. Anche lui, vabbè, è un difensore. E Sebastian Jung. Jung è appena arrivato dall'Eintracht Francoforte. È andato al Wolfsburg, ha 24 anni. E è piuttosto altino, comunque ha già un livello 77 come potenziale, può arrivare all'81. È quello più vecchio tra quelli che abbiamo cercato. Vi ricordiamo che questi terzini non sono tutti quelli disponibili in FIFA. Noi vi abbiamo presentato soltanto i 10 che riteniamo con un potenziale più forte, esatto, per la vostra carriera. Ce ne saranno altri un attimo più deboli o magari un attimo più forti che non hanno questa differenza di potenziale a salire. Quindi noi vi ringraziamo per averci visto in questa puntata, vi lasciamo alla Handcard e vi ricordiamo che nel prossimo episodio faremo i terzini sinistri. Esatto. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! I veri saluti sono solo qui nella Handcard dei P Quadro Gamers. Sono qui per ricordarvi di visualizzare tutti gli altri gameplay. Per esempio la nuova serie MXGP con Flavio Briatonno. Vi aspetto anche per visualizzare la nuova puntata della Terra di Mezzo, l'episodio 3, e anche il nuovo code Advanced Warfare. Ricordatevi di mettere mi piace su Facebook, vi aspettiamo per le anteprime. Ciao a tutti!